Ciao a tutti ragazzi, qui è il vostro Alkribar, sono qui in questo No Commentary. Oggi sono qui con un video tutorial su come potenziare le granate speciali Lil Arn nella mappa Shadows of Evil. Per chi non lo sapesse, queste granate tattiche che si trovano nella cassa agiscono un pochino come le classiche zombie con i piattini, ovvero attirano gli zombie, ma invece che fare un'esplosione creano questi tentacoli che sono molto molto potenti e infatti distraggono anche il Margo che però andrà a distruggerli. Comunque una granata tattica molto potente e anche se appunto uccide tranquillamente penso fino a round 25 può essere potenziata. E per farlo dobbiamo fare un po' di step. Il primo in assoluto è fare tutti i rituali. Questa, diciamo, è la parte un pochino più lunga e pallosa. Se per caso non sapete come si fanno i rituali, soprattutto in single player, ho fatto un tutorial al riguardo e ve lo lascio in descrizione. Se siete più persone ci mettete anche di meno, però in single, ad esempio, ci vogliono un tot di round. Vi consiglio comunque di farle intorno ai primissimi round i rituali perché sono la parte un pochino più lunga e almeno potete sfruttare le uccisioni di zombie per fare molti punti e aprire tutte le porte il più velocemente possibile. Il secondo step è quello più ovvio, ovvero trovare le granate Lil Arn nella cassa. Se siete un pochino sfigati come me ci vorrà un po' di tempo, se siete magari in tanti giocatori avete un po' più probabilità, magari durante i saldi vi dividete in quattro casse differenti e vedete di fare più casse possibili sperando di trovarle. Anche se siete in più giocatori i prossimi passaggi saranno più semplici, però essendo possibile anche in solo io ho preferito farlo in singolo. Il passaggio successivo invece è di uccidere 100 zombie con queste granate, perciò vi consiglio di girare la fenditura, farvi delle masse e poi ucciderli con la granata. Con ogni granata ucciderete più o meno 25-30 zombie nel migliore dei casi, perciò con 4-5 granate andate abbastanza sicuri. Perciò usate le 3 granate che avete all'inizio e sperate nelle munizioni successive. Questo passaggio ci vuole un po' di tempo perché se siete sfortunati con le munizioni ci vedete davvero molto tempo, perciò magari cercate le munizioni anche nelle uova viola nella mappa. Vi consiglio anche magari, se potete all'inizio della partita, di lasciare le munizioni in questa primissima stanza, la porta che si apre all'inizio con la Beast Mode, perché sono munizioni assicurate. Successivamente dovremo raccogliere tre oggetti specifici con queste granate, perciò nuovamente dovremo averne tre. Il primo pezzo si trova qua dal rituale da nero, è quel cappello sopra quelle teste di manichino. Ci buttate la granata contro e il cappello scomparirà, perciò l'avrete raccolto. State tranquilli che non dovete buttarle precisamente sopra, basta abbastanza vicino, comunque lo vedete se l'oggetto sparisce, perciò l'avete raccolto. Il pezzo successivo si trova al molo, dal palestra del pugile, qua è una specie di cravattino, si trova sopra questa specie di mobile all'interno della palestra e dopodiché l'avete raccolto. L'ultimo pezzo si trova invece al cabaret, è una specie di bastone, si trova sopra il divano, perciò nuovamente granata contro il divano e lo raccogliete. L'ultima cosa da fare è avere un'altra granata, quindi altre munizioni, recarsi al teatro burlesque e lanciare la granata contro il posto in cui si trova il rituale e qui ci sarà quel balletto che avete visto all'inizio, che secondo me è davvero davvero spettacolare, stradivertente. E diciamo, possiamo dire un classico, quei soliti cartoni un po' vecchi, con l'animale che in questo caso è questa specie di piccolo mollusco che con il bastone, il cappello e i baffi si mette a ballare insieme ai vermi che gli stanno intorno. È una cosa veramente bellissima. A questo punto il gioco vi darà le vostre tre granate. Questa volta saranno più potenti, saranno di colore viola, dureranno molto di più e faranno molto più danno. Se non sbaglio fino al 35 uccidono, ma già dopo comunque iniziano a fare un pochino fatica, però fanno sempre la solita funzione, ovvero attirare gli zombie e fanno un pochino di danni. Il Margo anche questo lo distrugge se ci va contro, perciò sapete che se avete il Margo in giro non usate queste granate perché non sono così efficaci. Bene ragazzi, questo era il tutorial su come potenziare le granate Lil Arn, spero che vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Secondo me non è un'ottima cosa, ad esempio, per un record in solo perché si può rischiare di far uscire i saldi se la cassa viene spostata. E comunque ci vuole molto tempo, perciò magari vi consiglio di farle una partita coop a più persone, ad esempio in 4, che se l'hanno tante persone fa abbastanza comodo, o di farlo giusto per divertimento. Vi dico come al solito ragazzi, lasciare un mi piace, un commentino e iscrivervi al canale. E noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio, Ala!